Indro Montanelli nacque a Fucecchio il 22 aprile 1909, nell'attuale Palazzo Doddoli Costagli, da Maddalena Doddoli e Sestillo Montanelli, e vi trascorse la sua infanzia recandosi spesso alle Vedute, nella villa dell'allora sindaco Emilio Bassi, considerato da lui quasi un nonno, tanto che quando decise di istituire la fondazione volle che gli fosse contitolata. Fu costretto a lasciare Fucecchio a seguito dell'incarico del nonno a preside di liceo e girò l'Italia laureandosi in giurisprudenza e poi in scienze politiche. A Parigi imparò il mestiere del giornalista e nel 1935 inizia il suo lavoro come corrispondente della guerra in Etiopia, alla quale vi partecipò come volontario. Nel 1937 fa l'inviato per il Messaggero in Spagna, mentre nel 1938 comincia a lavorare al Corriere della Sera come inviato in Albania e poi in Germania, dove rimase fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, assistendo alla resa della Polonia. Prosegue con le sue corrispondenze da vari stati europei, tra i quali la Finlandia, Svezia e Jugoslavia, sostando in città come Belgrado, Bucarest e Budapest. Con i suoi articoli pungenti si rende sgradito spesso a Mussolini, ripudiando così la sua adesione in giovane età al partito fascista, tedeschi e persino agli inglesi. Nel 1940 terminano le sue corrispondenze, ma non la collaborazione con il Corriere. Nel 1944 viene catturato dai tedeschi in Val d'Ossola mentre cerca di unirsi ai partigiani e condannato a morte. Grazie alle ripetute suppliche della madre presso il Vaticano è liberato per mezzo dell'interessamento del cardinale Schuster. Finita la guerra, ricomincia a scrivere per il Corriere fino al 1974, quando lo abbandona e fonda il giornale. In questi anni scrive molti libri, tra i quali la famosa serie di volumi che divulgano in maniera molto semplice e chiara la storia d'Italia, da Roma ai nostri giorni. Subisce nel 1977 un attentato da parte delle Brigate Rosse, che in seguito perdonerà. Dopo mesi di contrasto con l'editore Berlusconi nel 1994, che nel frattempo ha annunziato l'intenzione di scendere in politica, Montanelli, insieme ad altri redattori, lascia il giornale e fonda La Voce, che poco dopo è costretta a chiudere per mancanza di finanziamenti. Montanelli, allora, torna al Corriere della Sera, per il quale tiene generalmente la rubrica Stanza, rispondendo alle domande dei lettori. Continuano intanto a uscire i volumi sulla storia d'Italia, curati insieme a Mario Cervi. Muore a Milano il 22 luglio del 2001. L'urna con le sue ceneri è deposta accanto alla tomba della madre nella cappella di famiglia a Fucecchio. Il suo studio romano e quello milanese sono trasferiti presso la Fondazione Montanelli Bassi, che lui stesso aveva fondato nel 1987, e dove sono visitabili insieme ai suoi libri ed articoli di giornale. È considerato unanimemente il principe del giornalismo ed il giornalista più importante d'Italia per la sua capacità di scrivere chiara e pungente.